questi due giorni io e Lorenzo ci siamo occupati di rilevare le misure del perimetro della cascina. Quindi con AutoCAD abbiamo provveduto a mettere appunto in pianta, io mi occupavo della pianta, lui dei prospetti, ciò che avevamo rilevato. Io e il mio gruppo ci occuperemo dell'area museale, quindi tutto quello che era dedicato alla sua vita, alle sue opere, alle sue passioni. E cercare di far capire cosa, diciamo, passava per la testa in quest'autore, farlo capire al mondo esterno tramite anche questa cascina che era la sua casa. Quindi tratteremo il suo bagno, la sua cucina, il suo soggiorno, il suo studio, diciamo delle cose molto semplici per lui per la vita, ma che potrebbero diventare un qualcosa di storico per altri. Siamo venuti qui in cascina il primo giorno e abbiamo preso le misure. Il mio gruppo si occupa del primo piano, ovvero del pensionato degli studenti. Ci siamo occupati di prendere i rilevamenti di ogni singolo elemento architettonico della zona dove l'artista lavorava, che poi ci servirà per riuscire a ristrutturare il pezzo del suo studio. Inseriremo dentro una zona lettura con una zona relax, un bar e una zona dove i diversi artisti si potranno esibire con le loro opere.